Ci troviamo a Cinecittà World, il parco divertimenti di Roma da 300.000 metri quadri. Loro invece sono i 7 concorrenti che gareggeranno in questo video. E l'ultimo che si farà prendere da me vincerà questi 1000 euro. Avete 60 secondi di vantaggio. Da quando? Sono già partito. Oddio! Io già sto perdendo tempo perché mi casca la roba. Sono l'ultimo di già, ma com'è possibile? Scappiamo. Noi dobbiamo prendere in giro Matteo. Esatto. Ci siamo nascosti. Se dietro questo pick up, che è proprio il punto iniziale da dove siamo partiti, e non ci facciamo sorprendere. Sono pronto. Oggi dovrò correre un bel po'. Combatterò per voi, per il popolo. Si vi spacem parabellum famanas. Raga, sono venuto da Pescara. Niente, oggi devo andare bene per forza. Sono andati tutti da quella parte, quindi sappiamo dove trovare le nostre prede. C'è bastato davanti adesso. 7 persone e 300.000 metri quadri di spazio. Secondo me sarà abbastanza tosta. Ok, cambiamo il camicino bianco per camicino bianco. Madonna, che adrenalina, raga. Ho visto qualcuno laggiù. Andare via qua, devo fare il giro senza farlo vedere. C'è Stefano! No, lotta per primo, no, stavolta no! Troia, no, raga, no! Non ci credo! Ma che gioco è? Ma perché ho deciso di fare sto video? Stefano, la cosa bella è che sarai ricordato in questo canale come la prima persona che viene sempre presa. È un primato. Ho battuto pure Montesi, quindi. Ho appena catturato Stefano, i concorrenti sono 6. Adesso entri in gioco anche te con me. Andiamo, vai. Inizia la tattica strategica, Ok. Mi raccomando. Qui tocca andare via. Eccomi, lo vedete, sta lì. Hanno trovato Stefano e noi che stiamo qua dietro. Il punto di inizio, siamo ancora freschi, nessuno ci rompe. Noi ci siamo rotti di star fermi, quindi abbiamo deciso che andiamo proprio addosso, senza farci vedere però. Esatto. Cioè, quello è il piano, poi non lo so. Devo essere sincero con voi, io non c'ho idea di dove sto andando. No, raga, mi chiudo in un trenino. Ah, raga, se rimango incastrato fa troppo ride come cosa. Oh, e se mi trova tipi, metto la prima e scappo via. Andiamo? Ci sta qualcuno in mezzo ai teatri. Aspetta, tu fai giro da sinistra. Noi comunque siamo in mezzo alla piazza, cioè ci potremmo anche nascondere. Sono lì. Non c'è Noemi. Ci sta pure Monte. Non sappiamo se c'è qualcuno lì o no. Il problema è che sono lontani. O mi metto a correre velocissimo, ma se mi seminano sto perdendo solo energie. Eccoli, 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 guarda. Andiamo, 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 andiamo. Ci hanno visto. Ci hanno cercato. Corri, corri, tantissimo. Ragazzi, sì, porco, ma io ti chiudo un caso. Corri, da più. Aspetta. Mi dispiace. Mi acchiappa, al sicuro, al 100%. Ti ho presa! No! Non ci credo. Mi ha preso. Io volevo solo vincere. Sono qua, bro. Se vuoi prendermi, sono qua, eh. Mi dispiace. Non ci credo. Non c'è. Non ci credo! Me l'ero studiata! Grazie a Ciaffa! Ti abbiamo preso entrambi! Tu una mese sei arrivata sesta e tu quinto! Progressi! Però è una cosa voglio fare, perché qua io sono stato preso per colpa di Chiara e Vito che non mi hanno fatto stare con loro. Io mi imbuco con voi. No, no, tu vai! Sono i migliori amici qua. Questa me la ricordo, Io so dove sono. Quindi a Ciaffa li becchiamo, tu ci dici dove sono e vieni con noi ad assistere. Andiamo via perché ho paura che qua ci beccano. Io dico, io devo fare la pipì. Oh. Andiamo in bagno. Ho super paura di incontrarli. Io anche. Sono là al furgone. Monte ha detto che sono dietro al furgone, accanto al palcoscenico. Cioè, quindi io per assurdo prima non l'ho proprio beccati. Loro mi hanno detto che rimanevano là. Stupendo. Corri Chiara. Questo furgone non ci stava quando abbiamo iniziato a correre. Qua non ci sta nessuno, raga. Niente. Oddio. Tu maschio o femmine? Maschio. Ciao. L'abbiamo fatta! No, vabbè. Non so se lo vedete, senti qui laggiù. Mi vede, però non può fare nulla perché posso solo scappare. Il fatto è che vedo una GoPro addosso a Ciaffa. Potrebbe essere un grande problema. Dobbiamo provare a prenderlo. Andare in due è solamente uno spreco di energie, però. Quindi io direi, vai solamente te, fai il giro da sinistra e io intanto provo a cercare gli altri. Marco!
Sto venendo a prenderti! Vado a cagare. Ti vengo a prendere! L'ho perso, non ci credo! Porco giù, fa una pizza sotto il coso! Oddio! Malteso! Occhio, occhio, che ci vedono! Cambiamo zona! Cambiamo zona, dai! Ma io non so dove sono, non so quanti ne hanno presi, non so, cioè dove stanno girando. Cioè, non so. Io vado fuori. Ti rimani qua, io esco. In caso poi ti vengo a dire. Oh, oh. Promesso. Oh. Mi viene a riprendere. Siamo una squadra, io e lei. Aspetta, metti un attimo di là. Nascondi. Sai che ci sta Vito? Là dietro. Per ora non vedo nessuno. Ok. Vito, Sì, è lui. Ah! Oddio! Non è vero! Aspetta! Oddio! Che c'è? Fermo, aspetta! Se tu non mi prendi adesso, aspetta! Ti prometto che ti dico la verità. Io ero nascosto nel bagno là. Ti giuro che con me c'è Chiara ed è rimasta là. E perché non è venuta? Perché ho detto che uscivo io a fare una ricognizione per proteggerla. Le potresti prendermi? Vero, è vero. Andiamo. Se prendo Chiara puoi scappare. Sto contrattando un po' troppo oggi, eh. Non va bene, non va bene. Per sicurezza io mi tiro lo stesso. Ciao Matteo. Ciao Chiara. Eccomi. Raga, porco due, c'ho sciaffa dietro, oddio. Chiara? Ci ha detto prima la bugia. Non c'è sta Chiara. Quel bagno è chiuso a chiave, ma non si vede nulla sotto. Probabilmente Chiara sta in piedi sopra il water. Noi infatti l'aspettiamo qua fuori. Anche 10 minuti se serve. Ciao Chiaretta! Prendila! Chiara! Sei ufficialmente eliminata. I concorrenti sono ufficialmente in tre. Neanche sul podio sto. No. Stanno dietro questo cancello. Sono loro tre seduti. Loro non sanno che ti sto prendendo in giro da 20 minuti che mi trovo qua. Marco, Teo e Vito, siete ufficialmente rimasti solo voi tre. Nel vostro zainetto vi abbiamo messo una mappa di questo parco. Da questo momento fino alla fine del video la mappa è limitata solo nella zona blu. La zona blu è solamente questa qui, quindi praticamente la metà del parco, ragazzi. L'ultimo fra voi tre che si farà prendere vincerà i 1000 euro. Ragazzi, vado bene. Sono arrivato giusto in tempo. E il brutto è che adesso sono in due e lo spazio è dimezzato. Perfetto ragazzi, loro si sono alzati e appena partono io mi sposto e mi nascondo fuori. Ragazzi, stiamo per partire ufficialmente all'inseguimento per la finalissima di questo video. Buona fortuna a tutti, che vinca il migliore. Ok raga, stanno dietro questi siepi. Ora che la mappa è stata ridotta possiamo cercare molto più approfonditamente, ci siamo separati. Non mi pare ci sia nessuno qua. Sono passato, non mi hanno visto e adesso il mio obiettivo è infilarmi dentro quel capanno. Devo fare in fretta e soprattutto silenzioso. Ok. Ci sono. Forse potrei pure vincere qua dentro.
Mentre Teo e Marco escogitavano le loro tattiche, io e Ciaffa ci siamo divisi per coprire meglio l'area. Matteo! Corri! C'è Ciaffa, c'è Ciaffa! Sono qui! Eccoli, eccoli, eccoli! Questa è Ciaffa! Sono all'indiana tutti e due, sia Teo che Marco! Ah, bello mio! Ottima tattica. Andiamo. Teone, sei stato ufficialmente eliminato. Non la voglio sentire. Sei arrivato terzo. Io avevo promesso che vincevo per il popolo. E non l'hai fatto. Secondo me questo non è più un posto sicuro, perché se Matteo perlusta tutta la zona e non trova nessuno, sicuro può venire a cercare proprio qua dentro. Quindi mi devo spostare assolutamente. Ok. Ci deve stare nessuno qua? Non ci credo. Siete ufficialmente rimasti in due. L'ultimo che si farà prendere vincerà 1000 euro. Il che non è male, Ditti. Buona fortuna. Eccoli. Secondo me un punto dove potrebbero stare è dentro i tendoni. Quindi Ciaffa, ti vai a controllare quello. Io invece andrò a quello all'inizio. Dito, sei qui? Ti sparo. No, Vito non è qui. Nessuno. Vito! Non è vero! Di nuovo! Perché ho fatto sta cosa? Perché dovevo fare il fenomeno? Perché? Ah! Sto morendo. Vuoi andare a sinistra o a destra? Sinistra. Ok, io andrò a destra. Entro dentro questo sentiero. Non voglio rischiare di uscire dalla zona blu. Questa stradina è solo un'uscita. Se me la blocca, sono eliminato. Se hai walkie talkie, qualsiasi cosa dimmelo, eh. Questo è un assalto militare. C'è Marco. Questo video, signori, è giunto al termine. Marco, questi sono i tuoi 1000 euro. Eccoli. Tutti tuoi. Io vi posso solamente dire di lasciare like, iscrivervi, commentare. E noi ci vediamo in un prossimo video.